dopo, nonostante la sconfitta, io sono contentissimo. E gli ho detto ai ragazzi, questa è Pallanuoto. E riguardo ai vari commenti della Coppa Italia, eccetera, di mani addosso, gioco fisico, a me fa parte del gioco. La Pallanuoto è sempre stato un gioco a contatto. C'è da una parte, c'è anche dall'altra parte. Se uno sta lì a lamentarsi, rimane indietro. Io lo dico le cose come stanno. Io mi sono divertito tantissimo. Penso anche ai miei compagni, e secondo me anche un po' meno il Recco. Si sono divertiti un po' meno, però alla fine, diciamo, la loro grande esperienza e comunque classe di giocatori ha portato a casa la vittoria. Era tutto perfetto, anche il pubblico. No, non era tutto perfetto. Era. Quasi tutto. Poteva essere, infatti dico, c'erano tutti i presupposti con l'ultima palla e poi... Sì, guarda... Come stai dicendo prima, è un po' crudele lo sport, perché comunque oggi, onestamente, forse pareggio avrebbe rispecchiato. Ah, guarda, alla fine... alla fine, come risultato, sì, oggi la vittoria è quello più importante, ma la vittoria più importante si vede comunque ai Final Six, a fine campionato. È logico che una vittoria oggi praticamente garantiva il secondo posto a prescindere dello scontro diretto con Brescia, quindi voleva dire una partita in meno, più comunque nel finale. La cosa più importante per noi è comunque dimostrare che siamo capaci di giocare in un certo modo, e secondo me oggi abbiamo dimostrato. Allora, in pochi episodi di ingenuità, loro sono stati bravi poi a punirci sui nostri errori, perché qualche contropiede di troppo. Esatto, infatti stavo dicendo, loro sono bravi a capitalizzare su un errore nostro, sull'ingenuità alla fine. E a questo comunque è una cosa che ci si lavora, c'è una squadra nuova con sette giocatori nuovi, ora non mi viene in mente. Comunque è normale, cioè nessuno ha mai preso una squadra, è andato a vincere tutto. Soprattutto contro quelli. Esatto.